ragazzi, poi che cazzi, e benvenuti in questo nuovo video in cui vi dirò, secondo me, le opinioni mie personali, ma come sto parlando oggi, sui convocati di Ventura, stavo dicendo di Conte, di Ventura, per il match contro Stefan Lichtenstein per le qualificazioni ai mondiali e l'amichevole contro la Germania, che tanto quella perderemo, perché le amichevoli contro la Germania le perdiamo tutte, vabbè. Stefan Lichtenstein lo affronteremo in una partita molto importante, bisogna, a parte che davvero se giocasse Alexander probabilmente metterebbe in seria difficoltà i giocatori del Liechtenstein. Comunque dobbiamo fare più gol possibili, perché veramente la Spagna ne ha fatto una fracca e una sporta, quindi è importante vincere, è importante segnare parecchio per riequilibrare un po' il girone in quanto a differenza a reti. Detto questo, andiamo a vedere subito i convocati di Conte, sì, ancora con sto cazzo di Conte, ormai sono abituato ragazzi, non dico i convocati di Conte, i convocati di Ventura, per questa avventura, i convocati di Ventura, che è passato al 4-2-4, abbandonando il modulo di Conte che era il 3-5-2, finalmente è passato al suo modulo 4-2-4 con i terzini bassi, gli esterni alti, centrale centrocampo e le due punte. Andiamo a vedere i convocati. Ah ragazzi, una cosa importante, io probabilmente avrò da ridire qualcosa di sicuro su questi giocatori, qualcosa devo ridire, perché ovviamente abbiamo punti di vista differenti, io e Ventura, di sicuro. Poi può essere pure che non abbiamo punti di vista differenti e dico, oh, è giusto così, grande. Però questo non vuol dire andare per forza a criticare l'operato di Ventura, magari qualcosa dico, ma che cazzo hai fatto? Però io sono totalmente con Ventura finché mi dimostrerà di poter portare quest'Italia in alto. Partiamo. Allora, portieri, Buffon, Donnarumma e Perin. Sono d'accordissimo, perché vabbè, Buffon non puoi non convocarlo, ovviamente è il titolare. Perin doveva essere convocato anche all'Europeo, poverino, però ha avuto quella sfiga di rompersi tutto. Adesso è tornato, si merita questa convocazione. E Donnarumma si sta dimostrando un grandissimo portiere, si è dimostrato da 2 anni un grandissimo portiere e si merita anche lui la convocazione. Passiamo ora ai difensori centrali. I difensori centrali sono Bonucci, Romagnoli, Rugani, Astori e Izzo. E ricordiamo agli amici che ci seguono che Barzagli e Chiellini non sono convocabili, per questo non sono in lista. Quindi ricapitoliamo, vabbè, Bonucci ovviamente ci deve essere e ci sta, Romagnoli giusto perché si sta comportando molto bene con il Milan, Rugani va bene perché sì, assolutamente, quando gioca la Juventus sta dimostrando un grandissimo difensore, Astori va bene perché per chi guarda le partite della Fiorentina lo sa che praticamente è lui l'unico difensore della Fiorentina che gioca in questo momento, perché Gonzalo sta giocando veramente a bassi ritmi e Tomovic. Izzo magari non l'avrei portato, ma non perché si chiama Izzo, non perché gioca nel Genoa, perché non mi sta facendo sinceramente strappare i capelli. Se dovevo dare diciamo un premio a un giocatore, avrei senz'altro portato Caldara piuttosto che Izzo, perché sta giocando bene, ma non avrei portato sinceramente né l'uno né l'altro, avrei portato Paletta, perché io l'ho detto, io non vorrei Oriundi, però già che li devi convocare ovviamente contiamo anche loro nella lista. Quindi Paletta si sta comportando anche meglio di Romagnoli, lo dico sempre, Paletta sta giocando benissimo, Romagnoli sta giocando bene grazie a Paletta che gioca benissimo, quindi se tu convochi Romagnoli non mi puoi non convocare Paletta. Questo è il mio punto di vista. Adesso andiamo a vedere i terzini che ha portato, che sono Zappacosta, Antonelli, Darmian e De Sciglio. Allora, Zappacosta ci sta facendo una grande stagione a Torino, Antonelli va bene, è tornato dopo l'infortunio con il Milan, va bene Antonelli, ok, lo vuole conoscere assolutamente. Darmian va benissimo e De Sciglio in nazionale fa bene e lo portano più che altro, forse avrei dato anche una chance sinceramente a Criscito, perché per chi lo segue sa come si sta comportando in Russia, ultimamente gli ha dato anche molto spesso la fascia di capitano, segna pure, pensate, da terzino, l'ha segnato anche in Europa League, gli hanno fatto anche battere diversi rigori a Criscito, ragazzi, pensate voi. Boh, Criscito probabilmente l'avrei portato, come terzino avrebbe potuto far veramente comodo. Passiamo ora ai centrocampisti. I centrocampisti di Ventura saranno Cataldi, De Rossi, Parolo, Verratti e Gagliardini. Ricordiamo anche a chi ci segue che era stato convocato Marchisio, però si è fatto male, non se la sentiva, quindi è tornato a casa. Cataldi, De Rossi, Parolo, Verratti e Gagliardini. Allora, partiamo dai tre che dovrebbero teoricamente essere titolari, ovvero Parolo, Verratti e De Rossi. Giusto convocarli, non mi sento assolutamente di biasimare Conte, ancora con sto cazzo di Conte. Ventura! Non mi sento assolutamente di biasimare Ventura per le sue scelte, ovviamente, perché De Rossi è un ottimo mastino, è un tipo l'anima dell'Italia. Parolo fa un lavoro sporco clamoroso, Ventura
Verratti è il nostro top player, quindi è giusto così. Però per quanto magari riguarda gli altri due se ne parla. Gagliardini, molti lo hanno appellato come ma chi cazzo è questo? Per favore, se non seguite il calcio non parlate, perché comunque l'Atalanta in questo momento mi pare che sia quarta in classifica, e gran merito è anche di Gagliardini, che sta facendo un grandissimo, un signor lavoro in mezzo al campo bergamasco. Io ne avevo parlato anche con diverse persone inizio anno, poteva essere il nuovo Grassi, poi Grassi non è esploso per colpa di un infortunio al Napoli, però Gagliardini si sta dimostrando un gran centrocampista. Ora non dico che grazie a questo periodo va diretto convocato al mondiale, però finché si comporta bene per me ci deve stare nella lista. L'altro invece non sono d'accordo, Cataldi, ma non perché sia laziale, ci mancherebbe, a me mi sta anche molto simpatico Cataldi, a dirlo da romanista veramente è una cosa un po' utopica, però secondo me è simpatico e anche bravo. Non l'avrei convocato però, perché c'è un motivo, perché tu hai un Benassi che quest'estate stava nei pre-convocati per l'Europeo, poi lo hanno escluso, ci può stare, un Benassi che conosci molto bene, un Benassi che ha fatto un inizio di stagione della Madonna, segnando parecchio, diventando a 22 anni il capitano del Torino. Hai un Benassi in grandissimo spolvero, quindi mi domando perché non convocare Benassi, che in questo momento secondo me è uno dei punti fermi del Torino e anche del centrocampo italiano. Veramente resto basito. Poi più che altro vorrei anche consigliare a un giocatore, ma tanto non è che guarda questo video, però nel dubbio, Baselli, di andarsene da Torino, perché non trova la giusta quadra, diciamo. Secondo me se va in una big, Baselli esplode e ce lo portiamo ai mondiali. Comunque questo è tutto da vedere. Avevo parlato con Andrea Taloni, il cantatore giallorosso, calcio pazzo, quanti nomi c'hanno da cercare tutti i suoi canali nel mondo. Avevo parlato con lui per quanto riguarda questa scelta e lui mi aveva detto probabilmente, ci avevamo riflettuto su questa cosa, lui già conoscendo molto bene Benassi ha pensato: io lo conosco, vengo a conoscere magari Cataldi, e su questo ragionamento io magari ci posso anche stare. Però se tu mi fai questo ragionamento, di certo non mi vai a convocare Zappa Costa, che lo conosci benissimo, e soprattutto non mi vai a lasciare a casa Benassi, che sta facendo un inizio di stagione della Madonna e se lo merita. Quindi io avrei convocato anche lui, e magari lasciavi a casa un altro giocatore e portavi pure... E a portare pure Cataldi, se proprio volevi conoscerlo. Andiamo a vedere comunque gli esterni. Gli esterni sono Bernardeschi, Bonaventura, Candreva, Insigne, Politano, Sansone. Ammazza quanti esterni. Allora io vabbè, Bonaventura lo calcolo come mezzala di centrocampo, quindi non è proprio un esterno. Non penso che giochi esterno nel 4-2-4 a fare l'attaccante. Dubito, giocherà in mezzo al campo. Comunque è un ruolo che non gli sta. Però vabbè, Bernardeschi ci sta, ha fatto un buon inizio di stagione. Più che altro lo vedo meglio dietro le punte da trequartista, però se questo è il modulo, comunque la Fiorentina lo fa giocare esterno, quindi esterno si conta, va bene. Candreva è giustissimo portarlo, così come Insigne, che sebbene non sia in un momento di forma strabiliante, in questo momento è un punto fermo della nazionale, quindi è giusto portarlo. Politano se lo merita con il Sassuolo, così come se lo merita Sansone per quanto sta facendo. Io più che altro, ragazzi, mi domando perché non ci sia mai in queste liste del cazzo il Sharawi. Cioè il Sharawi non c'è mai, poveraccio, eppure si impegna ogni volta, gioca, segna, le ha giocate tutte in campionato, fra quelle che ha iniziato in panchina e quelle che ha iniziato titolare le ha giocate veramente tutte. Boh, non capisco perché non lo fanno giocare. Passiamo al punto più dolente, al proprio il punto difficile delle scelte, l'attacco. In attacco ha portato Belotti, Eder, Gabbiadini, Immobile, Pavoletti e Zaza. Allora iniziamo subito, vi dico immediatamente che io non parlerò di Giovinco, ma Giovinco non lo convoca mai, ne parlerò in un video a parte. Poi ne hanno parlato anche Gabbomen, quindi se volete andare a vedere sul loro canale potete andare a vedere. Un saluto agli amici di Gabumen, a Gabbo e a Fabio. Comunque ne parlerò in un video a parte. Parliamo dei convocati e partiamo dai due che avrei convocato senza alcun problema, ovvero Belotti e Pavoletti. È giusto convocarli senza alcun dubbio, anche se Pavoletti non ha iniziato la stagione in modo fantastico, è giusto convocarlo per quanto fatto l'anno scorso e per quanto comunque visto quando gioca, poveraccio, perché sennò è sempre rotto. Belotti, giusta convocazione. Eder, sono contento per la sua convocazione, perché comunque in nerazzurro non si esprime al meglio, però in nazionale fa sempre molto bene. Giusto escludere Pellè dopo quanto fatto, giustissimo portare Immobile, che sta facendo un inizio di campionato della Madonna, forse il miglior attaccante italiano insieme a Belotti in questo momento. E poi ci rimangono Gabbiadini e Zaza. Allora Gabbiadini lo lasciamo alla fine, perché poi è stato anche cambiato, ma c'è un discorso da fare. Zaza, che cazzo ci fa in questa lista? Zaza, per favore fatemi sapere cosa ci fa Zaza in questa lista, qualcuno lo sa? Perché ha fatto 7 partite e 0 gol, il West Ham in zona retrocessione. Zaza, perché Zaza sta in lista, ragazzi?
ragazzi. Cioè, ragazzi, dai, dai. Non è che tu dici come sto a portare, che ne so, come ho detto, Pavoletti, che ha fatto già vedere grandissime cose quest'anno e l'anno scorso, pure se comunque è stato un po' cercato dagli infortuni, c'è sta. Ma Zaza, che deve ancora totalmente esplodere, sta facendo cagare ogni volta che gioca, e le ha giocate quasi tutte, ne ha giocate 7 su 11, non ne ha giocate poche, e allora c'è qualcosa che non va. E poi l'altro è Gabbiadini. Allora, io già che aveva portato Gabbiadini, poi l'ha escluso, però parliamoci chiaro, Gabbiadini si è fatto male, penso, quindi non è entrato nella lista. Allora io mi domando, no, Ventura, tu hai sempre detto, poi io sono con te, te l'ho detto, ti seguirò per il mondiale, forza azzurri e tutto quanto, però è giusto per questo momento fare le critiche, le giuste critiche. Mi spieghi? Allora, per essere convocato in nazionale bisogna giocare titolare, e se non giochi titolare non puoi rimanere nel club, devi andartene se vuoi essere convocato in nazionale. E Gabbiadini non gioca titolare, nemmeno quando manca Milik che si è fatto male, gli favoriscono, gli preferiscono Mertens che non è una punta. Poi devi fare bene, e non sta facendo assolutamente bene, anzi ogni volta che gioca fa cagare al cazzo, prende 4. Devi comportarti bene, l'etichetta, l'etica morale, e fa cagare anche in quel punto, perché come un demente la prima partita ha risposto con un calcio e si è fatto buttare fuori per 3 partite. Allora mi spieghi, Gabbiadini è proprio l'anticonvocazione, in questo momento Gabbiadini è l'anticonvocazione. Perché cazzo lo abbiamo convocato? Perché? E l'altro poi, Gabbiadini a un certo punto non ha potuto più venire, non so che gli è successo, al suo posto è venuto la Padula, ragazzi, la Padula, ma ci prendiamo per il culo, ok, magari diventerà un fenomeno, ma ha fatto una partita, sì, ha fatto una partita, un gol, ma ha fatto pur sempre una partita, anche De Sen è tornato e ha fatto una partita, 2 gol, poi si è fatto butta fuori, ma vabbè, lasciamo sta, ha fatto una partita, 2 gol, allora convochiamo anche De Sen, no, onore a lui poi, peraltro, per l'infortunio, come anche Ressana sulla fascia, no? Ma che ragionamento è? Cioè, e io mi incazzo perché Balotelli è stato radiato dalla nazionale. Per me è da stupidi radiare Balotelli dalla nazionale. Io esigo che Balotelli venga richiamato in nazionale, perché si comporta bene, attualmente si comporta bene, ha avuto un passato brutto ma si comporta bene, fa una fracca di gol, gioca sempre, segna tantissimo, ragazzi, fa tantissimo per la squadra. Perché non deve essere convocato Balotelli? Ditemi perché non deve essere convocato Balotelli in questo momento. Poi può essere pure che durante l'anno comincerà a fare schifo, si comporterà male o litigherà, prenderà rossi, a quel punto tu lo escludi. Ma adesso che fa bene, lo convochi, gli dai l'importanza che si merita. Che cazzo. Comunque niente, questo era il mio pensiero. Comunque avrei lasciato a casa sia tutte e tre, insomma, cioè sia Gabbiadini che la Padula, che è stato il suo sostituto, sia quell'altro che è Zaza. Se tu chiama uno proprio così a cazzo di cane come la Padula, mi portavo Petagna, che comunque sta a fa bene con l'Atalanta, e poi mi portavo appunto Balotelli. Ma comunque ce n'erano tanti che potevi portare, non c'era proprio bisogno di chiamare Zaza che sta facendo schifo. Ma no Giovinco, e no Pelle, questo ne parlerò in un video poi, che vedrete. Io vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto ovviamente lasciate un mi piace, se vi va fatto cagare un dislike. Mi raccomando ragazzi, lasciate un piace se volete il video sul motivo per cui Giovinco non reconvocato. Quando arriveremo qui a 2000 mi piace uscirà il video su Giovinco. Io vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto, vabbè, già ve l'ho detto questo, voce alla e ci vediamo ad un prossimo video. Ehi, non chiudete il video, devo dirvi una cosa molto importante prima. Visto che i feed di YouTube non vanno benone, vi consiglio, punto 1, di cliccare sulla campanella vicino al canale iscriviti, in modo che vi arrivino tutte le notifiche sul cellulare. Seconda cosa, molto più semplice, andate a cercarmi sul gruppo Telegram, lì vi aggiornerò per ogni video che uscirà, vi metterò o il link o comunque la foto per farvi capire che è uscito un video. Infine, se vi interessa, mi trovate sia su Facebook che su Instagram con continui aggiornamenti, ovviamente tutto sotto il nome di Sickwolf, su Instagram Simone Sickwolf. Mi raccomando ragazzi, fatelo!